The Perfect Day, o quantomeno fino a qualche anno era così per Real Versailles e Squadra Tunda, che oggi si sfidano alla Ferrini. Chi perde è spacciato, non può più ambire alla prima divisione. Allora siamo pronti a goderci lo spettacolo, speriamo lo siate anche voi. Siamo pronti? Partiamo! Le formazioni delle due squadre, a partire dalla Squadra Tunda, che ha Alessio Coghe tra i pali, poi Pierangelo Meloni, Farci, Fontana, Fernando Littera, Lilliu, Matteo Littera e Magia. Tra le fila dell'Oversize troviamo Grigolato tra i pali, poi Piga, Ghiani, Daga, Piras, Sarrizu, Adamo, Mura, Murgioni, Cortellino. Oversize che sta andando leggermente meglio rispetto alla sua avversaria, che questo pomeriggio è, o meglio questa sera, è la Squadra Tunda in maglia rossa, Squadra Tunda che ha avuto e sta continuando ad avere qualche difficoltà da un punto di vista della formazione. La Real, ripeto, Versailles era partita piuttosto bene, poi però gli scontri diretti l'hanno retrocessa in zona seconda divisione. Oggi serve una vittoria per continuare a sperare nella promozione, a sperare in uno scudetto, che comunque non è semplice. Adesso Fabrizio Farci, area di rigore! Fabrizio Farci, il vantaggio della Squadra Tunda. Ottimo il passaggio da parte di Matteo Littera, il numero 5 si è ritrovato davanti a Grigolato, che non ha potuto far nulla. 1-0 per la Squadra Tunda quando siamo giunti al quinto minuto di gioco. Ha segnato Fabrizio Farci. Cortellino, possesso di palla sulla destra, la mette nel mezzo e buona la conclusione da parte di Ferruccio Murgioni, che va a sfiorare il palo sinistro, prova a scappare Mura, poi da fuori Coghe in qualche modo, anche aiutato dal compagno, era Luca Fontana. Allora attenzione, recupera il pallone Matteo Littera, che poi lo scarica per Farci ed è bravissimo Grigolato ad allungarsi alla sua sinistra e mettere il pallone in calcio d'angolo. Cortellino intanto recupera il pallone, lo smista poi splendidamente per Murgioni ed è ottimo l'intervento in uscita da parte di Alessio Coghe, che va ad evitare il pareggio. La palla è ancora giocabile per Murgioni, che se ne va all'avversario con un bel numero, palla poi nel mezzo a cercare Manuel Mura, i due non si capiscono. Adesso Fabrizio Farci, arpione il pallone, se ne va da Damo, se ne va a Gabbiga, poi la conclusione a sfiorare il palo destro. Farci che sta facendo benissimo. Attenzione, Manuel Mura, l'arpione! Manuel Mura sul passaggio di Gaetano Cortellino dalla destra, improvvisamente la Real Versailles perviene al pareggio freddissimo. Manuel Mura dal limite in posizione centrale ha atteso l'uscita di Alessio Coghe e poi l'ha freddato alla sinistra dello stesso. 1-1 tra Real Versailles e Squadra Tunda quando siamo nel 14° minuto di gioco della prima frazione. Ma Manuel Mura, la sua punizione violenta, Alessio Coghe deve difendersi coi pugni. Naturalmente c'è Sarrizu che è entrato al posto di Adamo. Sarrizu servito proprio in questo momento, la sua conclusione! E c'è Gaetano Cortellino, Alessio Coghe non ha respinto bene il pallone, Gaetano Cortellino era lì pronto e da due passi la Real ribalta il punteggio. Real Versailles 2, Squadra Tunda 1 quando siamo nel 17° minuto di gioco. La palla è per Murgioni, il palo di Ferruccio Murgioni dal limite dell'area di rigore, palla nel mezzo, cercato Farci, anticipato per ora Murgioni, palla per Mura, ottimo il passaggio per Francesco Sarrizu che va verso la porta, conclude dritto per dritto, era anche riuscito a sorprendere Alessio Coghe. E poi attenzione alla conclusione, Manuel Mura, il 3-1 della Real Versailles concluso dalla tre quarti di sinistra, sorprendendo non di poco Alessio Coghe sul palo vicino, e al 24° arriva il 3-1 della Real Versailles, doppietta per Manuel Mura. Arriva in questo momento il duplice fischio da parte di Michele Cabras, che manda le due squadre a bere un tè caldo. Al termine del primo tempo, Real Versailles 3, Squadra Tunda 1. Inizia in questo momento il secondo tempo agli ordini del direttore di gara Michele Cabras. Real Versailles e Squadra Tunda hanno chiuso i primi 25 minuti sul parziale di 3-1 in favore della squadra padrona di casa. Allora vado brevemente anche a ricordare gli autori di gol. Al quinto il vantaggio dei rossi con Fabrizio Farci, poi la rimonta, al 14° il pareggio di Mura, al 17° il vantaggio di Gaetano Cortellino, infine al 24° il gol ancora una volta di Manuel Mura a chiudere i giochi della prima frazione sul 3-1 in favore di Blu. Tanto magia! Anzi no, Fabrizio Farci, 3-2, una mina da fuori
che si è insaccata centralmente. Grigolato evidentemente non ha visto partire la conclusione. La squadra Tunda al secondo minuto di gioco riduce le distanze per Fabrizio Falci e doppietta. Vai, il centrocampista è una foglia morta a cercare Cortellino, che è bravo a saltare di testa. Palla che termina però alta sopra la traversa. La partita si è letteralmente capovolta. Giorgio Maggio in posizione d'attacco sulla sinistra, la palla dentro per farci ancora Magia. Cosa si è divorato Giorgio Magia, tu per tu praticamente con Grigolato. La palla adesso è per Fabrizio Farci, che dà proprio Magia, limite a destro, ancora in mezzo per Farci e rischia il clamoroso autogol Enrico Ghiani. Quindi Lilliu centralmente prova ad andarsene a due, ci riesce molto bene, già in posizione buona per il tiro sulla corsia sinistra, carica la conclusione Grigolato in qualche modo a salvare il punteggio. Ghiani riesce a allontanare il pallone, poi Murgioni la rovesciata molto bella a cercare di trovare Mura sulla corsia destra, Mura che potrebbe già provare la conclusione, la effettua Koge. Lilliu adesso, attenzione alla palla che rimane lì, mischione generale Fabrizio Farci, tripletta per lui, un gol pazzesco per come è nato, perché Lilliu è andato alla conclusione, c'è stato un flipper clamoroso a centro area di rigore, Grigolato non ha trattenuto il pallone, Farci ci è arrivato prima di tutti, 3-3, tripletta per Fabrizio Farci quando siamo nel 14° minuto di gioco. Era nell'aria, Real Versailles 3, squadra Tunda 3. La squadra Tunda però sta cercando il colpo della vittoria adesso, che mina da parte di Alessandro Lilliu con Grigolato che alza il pallone sulla traversa. Splendido questo tiro, altrettanto bella la risposta di Grigolato. È su Lilliu, attenzione, filtra Alessandro Lilliu, 4-3 per la squadra Tunda. Ma che cosa ha fatto Gaetano Cortellino, che era in pressing sul numero 11 giallorosso, lo ha letteralmente mollato. Lilliu è andato davanti a Grigolato, un rigore in movimento, la squadra Tunda ribalta il punteggio 4-3 quando siamo nel 18° minuto del secondo tempo. Murgioni, la palla nel mezzo, in qualche modo Magia la lontana, poi la palla dietro ancora per Magia che commette un errore, calcio di rigore, calcio di rigore, Mura va lui, Manuel Mura, palla alla destra di Alessio Koge che aveva intuito la direzione del pallone. 4-4, mancano ancora 5 minuti e per come stanno giocando le squadre può succedere ancora di tutto. Adesso Farci cerca lo scambio con Magia, Farci, Grigolato, miracolo! A due passi, Grigolato salva l'Oversize. Che partita bellissima. Lilliu prova ad andarsene a Daga, in qualche modo ci riesce Lilliu, in posizione buona per il tiro, lo effettua Grigolato, ancora lui, ancora Lilliu, però area di rigore, palla dentro, Farci, Grigolato e poi palla alta. La sfera adesso è per Manuel Mura, che serve Marcello Adamo, che potrebbe andare alla conclusione, preferisce invece il passaggio per Sarrizu. Area di rigore, Gaetano Cortellino, il 5-4 della Real Versailles. Splendido il pallone di Sarrizu, che è stato freddissimo dal limite sinistro, con Alessio Koge che stava uscendo, c'era Cortellino solissimo sul secondo palo, solo lui lo ha visto. 5-4 per la Real Versailles, partita meravigliosa. Attenzione a Fontana, limite dell'area, Luca Fontana, incredibile, nel giro di pochissimi secondi 5-5, che partita! Finisce così, 5-5, una splendida partita, più Oversize nel primo tempo, molta più squadra Tunda nel secondo, un pareggio che però serve a poco a entrambe le squadre. Ribadisco allora il finale qui dalla Ferrini Cagliari, Real Oversize 5, squadra Tunda 5. Nel post partita di Real Oversize, squadra Tunda, con l'unico protagonista in campo, perché nessuno della Real Oversize ha voluto rilasciare dichiarazioni, Fabrizio Farci, che vado a presentare, e anche il capocannoniere fin qui del torneo Over 35. Allora Fabrizio, un tempo per parte, alla fine però siete stati bravissimi a riprenderla in pochissimi istanti, perché il 5-4 avrebbe ammazzato un toro. Diciamo che, come hai detto tu, un primo tempo per parte. Il primo tempo noi in sei sappiamo bene che non è facile giocare qui con un uomo in meno, però diciamo abbiamo reagito bene, abbiamo fatto un ultimo secondo tempo e siamo riusciti alla fine, all'ultimo secondo, a riprendere almeno un punto. Perfetto Fabri, cosa è mancato magari oggi alla squadra Tunda, a parte chiaramente hai detto giustamente tu l'inferiorità numerica del primo tempo, e cosa manca per puntare a tornare a vincere?
Ma speriamo di recuperare qualche giocatore che per noi è importante nelle prossime gare, avere qualche cambio perché anche quello è importante. E poi puntiamo già dalle prossime di ottenere ottimi risultati. Perfetto, allora grazie a Fabrizio e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie a Grazie voi. Fabrizio. Ferruccio Murgioni, voto 7. Finalmente il numero 10 della Real Oversize ha superato i guai fisici e dimostra che tornare ai fasti del passato non è impossibile. Gioca come fosse un ventenne. Maratoneta. Francesco Sarrizzu, voto 7,5. Il suo ingresso in campo dà maggiore qualità alla manovra della Real Oversize. I suoi assist sono dolci tocchi di miele su fette biscottate. Fan di stelle. Fabrizio Farci, voto 7,5. Lo vedi giocare e capisci perché è capocannoniere del torneo Over 35. Mette lo zampino anche dove non sembra possibile. E che coppia con magia. Teletrasporto.